Ripeti un attimo. No, perché... no, no, vabbè, ma insomma. Il lato allora, B. Controlliamo i lavori ovviamente seri di questa bella serata, di questo bel convegno. Interessante davvero il racconto, veramente questo racconto colto che ci ha fatto il professor Scafoglio. E adesso con il presidente Sergio Zazzera, magistrato di Cassazione in pensione, direttore del rievocatore, che ci darà anche, si aiuterà anche, diciamo, con delle immagini, continuiamo a parlare della maschera di Pulcinella. Prego, presidente Zazzi. Io intanto ringrazio Enzo Verone per l'attributo di serietà che ha rivolto anche all'intervento. No, lo accetto con piacere, perché è venuto prima di quello che dico. Alla fine magari verranno i fischi, quindi meglio questo. E però veniamo al tema. Quando si parla di Pulcinella si pensa a Napoli e si dà un'idea limitativa della figura, non dico maschera, non dico maschera volutamente, ma verrà fuori un po' per volta forse, fatto che Pulcinella sia una figura che si colloca anche al di fuori dei confini di Napoli, ha già detto molto il professore Scafoglio. Non vi aspettate da me peraltro cose molto elevate. Il professor Scafoglio ha studiato la figura di Pulcinella, io sono semplicemente un collezionista di Pulcinelli. Alcune delle cose che vedremo nelle immagini sono fortunatamente mie, non vi dico quali. Dicendo però che se la finalità di questo incontro è quella di promuovere il riconoscimento della figura di Pulcinella come elemento del patrimonio dell'umanità, è necessario dimostrare la universalità di Pulcinella. E secondo me il concetto di universalità si articola su un sistema, si può raffigurare su un sistema di assi cartesiani, uno dei quali rappresenti la dimensione del tempo e l'altro la dimensione dello spazio. Quindi l'analisi da compiere rapidamente è quella della collocazione di Pulcinella nello spazio e nel tempo. Se riusciamo a dimostrare questo, possiamo presentare la richiesta all'UNESCO. Vengo al fattore spazio, ma ripeterò alla fine cose che il professore ha già detto, perché il Pulcinella di Napoli è il Polichinelle dei francesi, ma c'è qualcosa di più. Il biografo di Pulcinella è un francese. Octave Feuillet scrive la vita di Pulcinella. Poi, se ci spostiamo nel Regno Unito, Pulcinella, lo ha detto già il professore, è Punch. Oppure in Germania, Hans Wurst, sarebbe Gian Salsiccia tradotto in italiano, e ancora in Spagna Don Cristobal, o in Russia Petrushka. E personaggio che poi è anche il protagonista di una suite per balletto di Igor Stravinsky. Non è l'unico musicista di quelli colti a essersi occupato di Pulcinella, Cimarosa è stato già ricordato prima, ma noi abbiamo anche Pergolesi, che attraverso Stravinsky rappresenta in musica la figura di Pulcinella. Passiamo poi all'altra dimensione, quella del tempo, e per questa dimensione io ricorro soprattutto all'immagine di Pulcinella nell'arte,
anche se poi ci sarà qualche riferimento ad altri aspetti del mondo della cultura, cominciando proprio da questo, cioè dal progenitore di Pulcinella, il Macus, che appartiene soprattutto al teatro di Plauto. Però poi saltando i secoli cominciamo a vedere delle raffigurazioni di Pulcinella nelle quali il tempo si intreccia con lo spazio, perché sono raffigurazioni di Pulcinella che ci pervengono da ambienti diversi, quindi non soltanto da Napoli. Abbiamo questo Pulcinello di Jacques Callot, che è affiancato da una signora Lucrezia, che è Zeza. Zeza è il diminutivo nella lingua napoletana, e qui io ringrazio la signora perché siamo perfettamente d'accordo: il napoletano è una lingua, non è un dialetto, ma non è questa la sede per occuparcene. La signora Lucrezia è Zeza, quella della canzone, la mamma di Vicenzella. Pier Leone Ghezzi, questo è uno dei tanti Pulcinelli. Pier Leone Ghezzi ne ha disegnati, ne ha dipinti un'infinità. Questo è uno dei tanti. Per non dire che Gian Domenico Tiepolo, ne ho portati tre, ma ne avrei potuti portare molti di più. E il fatto che un artista della levatura di Gian Domenico Tiepolo abbia dedicato tanta attenzione a Pulcinella, qualcosa deve anche dircela. Bartolomea Pinelli, altra figura di artista di primo piano, che qui ci rappresenta due Pulcinelli: l'animo buono e l'animo malvagio di Pulcinella. C'è un Pulcinella che si fa carico di sostenere il peso del pentolone dal quale l'altro Pulcinella sta tirando fuori degli spaghetti per mangiarli furtivamente. Ancora dalla Francia, Morisson. Ed è un Pulcinella che già comincia a rassomigliare da una parte a Brighella, dall'altra parte forse anche al Pierrot, almeno per l'abito. Questo più che celebre, questo di Carlo Tito d'Albono, che illustra gli usi e costumi di Napoli e contorni del Burqard. Dopo vedremo che c'è stato qualcuno in tempi più recenti che lo ha ripreso, lo ha citato. Questa è una curiosità. Salvatore Di Giacomo, che tutti conoscono come scrittore, magari come giornalista, come medico mancato, come tutto quello che volete, Salvatore Di Giacomo disegna questo Pulcinella Cetrullo, e sul quale tornerò alla fine, ma non vi anticipo niente, ed è quindi anche questo un omaggio di Napoli a Pulcinella. Pablo Picasso, tutti conoscono l'Arlecchino di Picasso, e fra l'altro tutti conoscono l'Arlecchino del Museo di Picasso di Parigi. Non so se qualcuno di voi si è trovato a Napoli Parade. quando alle Gallerie d'Italia è stato presentato l'altro Arlecchino di Picasso, quel figlio dell'Arlecchino di Parigi cresciuto, che si trova a Madrid. Ma Picasso non ha dedicato la sua attenzione solo ad Arlecchino, lo ha fatto anche nei confronti di Pulcinella. E anche qui, se Picasso si è occupato di Pulcinella, qualcosa deve pure significare. I De Filippo, Titine, che amava soprattutto il collage, però qui ha disegnato un Pulcinella. Ma un altro Pulcinella lo ha disegnato il fratello, Peppino.
Mario Cortiello, uno dei più noti illustratori del secolo scorso a Napoli, ha dato parecchie interpretazioni della figura di Pulcinella e questa è una delle tante. Mimmo Piscopo, che è un artista napoletano vivente che dipinge soprattutto Napoli con vedute soprattutto del Vomero, lui è vomerese come me, però ha dedicato parecchia attenzione a Pulcinella e qui addirittura c'è una serie di Pulcinelli nello stesso quadro raffigurati con le ambientazioni più diverse della città, da Sant'Elmo, dalla Certosa di San Martino fino al Castelnuovo, passando attraverso tutto quello che è possibile. Bruno Basurto è un poeta e attore che ha interpretato spesso il personaggio Pulcinella e poi, oltre a interpretarlo, si è divertito anche a disegnarlo in qualche modo, e lo vediamo qui. Anche questo è uno dei tanti che ha disegnato. Gabriele Zandardino, scultore, ci ha dato questo bassorilievo di Pulcinella. Lui si dedicava più a immagini di contenuto religioso. Poi stranamente è venuto fuori da lui anche questo Pulcinella. Teodoro Bonavita, questa è la raffigurazione di qualcosa che il professore ha citato, Vecchio Carnavale, quel personaggio fatto di un essere umano che è quello che vediamo in piedi qui, e le gambe sono sue, ma sembrano essere di Pulcinella, che invece è semplicemente una mezza figura realizzata con carta testa, stoffa, eccetera, legata intorno alla vita, ed è il personaggio che seguiva il funerale di Pulcinella, che io ricordo di avere visto da piccolo con questo carretto avanti con la bara vuota e Avecchia dietro che recitava delle cose strane. Ricordo per esempio, si sapeva che moriva da buffare il corso di Rubino. Questa è una delle tante che io ora ricordo. Emilio Pellegrino scrisse scrisse un poemetto su Pulcinella e se lo illustrò da solo, e queste sono due immagini tratte dal suo volume. Questo lei ce l'ha, questo volume? Il volume sì. Quello indovinato. A cui siamo? Quello indovinato. Se riesco a rimettermi in contatto con Emilio, che non vive più a Napoli, faccio in modo di procurarglielo. Acquisiamo anche il volume. Prego? Acquisiamo anche il volume, oltre il testo della canzone popolare. Riesco a raggiungere stasera, il Pellegrino, acquisiamo anche il professore il stasera sta facendo, come dire, incetta di tutto il materiale possibile su Pulcinella che non aveva. Tutto buono. Anche lui, anche lui è artista, ha raffigurato Pulcinella in tutte le maniere possibili. Qui dei Pulcinelli che si dedicano alla pesca, qui un Pulcinella tra i due o forse tre fuochi, no, due fuochi, tra quelli che gli lanciano gli scugnizzi napoletani, perché a Napoli non esistono monelli, esistono gli scugnizzi, e dall'altra parte il fuoco che gli lancia il Vesuvio. E qui poi troviamo un Pulcinella che si affaccia tra le quinte di un teatro, ed è una vistosa citazione del Pulcinella di Carlo Tito Dal Bono che abbiamo visto prima. Ernesto Tatafiore
Ernesto Tatafiore, che si dedica più al restauro, però di tanto in tanto fa anche queste cose. Questo è un Pulcinella che utilizzò per illustrare un articolo sulla Repubblica qualche anno fa. Ultimo, Francesco Clemente. Questo, se lo volete vedere, lo trovate al Madre a Napoli. E qui c'è una curiosità, e vi chiarisco perché dicevo che parlo di Pulcinella come figura, non come maschera, perché io mi trovo d'accordo con Francesco Clemente, che ha tolto la maschera a Pulcinella. Infatti vedete, un Pulcinella, questo fra l'altro è il suo autoritratto, e la maschera è poggiata qui davanti a lui. Questo perché? Perché in realtà, secondo me, Pulcinella può essere chiunque di noi, posso essere, anzi sicuramente qualcuno di voi mi confermerà che sono anche io, ma soprattutto la maschera a Pulcinella l'aveva già tolta Edoardo. Sì. Avevamo visto due dei De Filippo, giusto? Dire qualcosa anche del terzo. Edoardo scrive il figlio di Pulcinella, questo John, figlio di Pulcinella, che arriva dall'America e che rifiuta la maschera, e sì, rifiuta la maschera. Io credo che sia stata anche una reazione di Edoardo nei confronti del padre naturale. Voi sapete che Edoardo Scarpetta credette di poter uccidere Pulcinella creando la figura di Felice Sciamucca, che si presenta sulle scene senza maschera. Edoardo evidentemente ha voluto dimostrare che non c'era bisogno di sopprimere Pulcinella per creare una figura senza maschera, una figura, un personaggio di teatro senza maschera, bastava John. E questo è molto interessante, questo particolare. Se mi dico, io sì, posso parlarne dopo oppure ne potrei la prossima volta facciamo un'altra sessione e dopo recuperiamo la chiesa, perché potrei dire di avere finito mentre mangiamo pasta e fagioli. Se non fosse che io prima nel farvi vedere quell'immagine di Salvatore di Giacomo ho detto ci tornerò dopo, e ci tornerò perché l'originale di quel disegno era di proprietà del mio editore di alcuni anni fa, oggi è di proprietà di qualcuna delle figlie, perché lui non, purtroppo non c'è più, però lui volle farlo riprodurre in un certo numero di esemplari in occasione della pubblicazione di uno dei miei volumi usciti dalla sua casa editrice, e poiché io ancora mi trovo poche copie, le ho portate e le consegno al presidente. Grazie. Perché con la sua saggezza possa fino all'esaurimento delle scorte facciamo una copia litografica e la consegniamo. Termino qui e vi chiedo scusa delle grazie. Accese, ritorniamo, bellissime, penso io. E una la consegniamo una subito al professore Scarpetta. No, ma riderà lui.